Via, bisogna che faccia qualche altra cosa adesso. Volevo finire questo, però voglio continuare il discorso che avevamo fatto qualche giorno fa, quando ho presentato il sistema, diciamo, in modo abbastanza semplice per intelaiare la carta. Prendiamo un telaio di quelli che ho preparato l'altro giorno. Questo lo levo di mezzo. Bene, come vedete, la carta è tirata veramente bene. E quindi è adattissima adesso a poter essere anche, diciamo, maltrattata in qualche maniera. Ora non resta che fare qualche cosa di decente. Allora, faremo un disegno molto molto semplice. Io in genere vi presento sempre delle cose non molto elaborate, qualcosa che si possa fare in pochi minuti o perlomeno non in ore, perché sennò diventa una cosa troppo complessa, troppo lunga e quindi, insomma, perde un po' quella freschezza che dovrebbe avere un lavoro fatto così, per far vedere alcuni rudimenti, diciamo così, della tecnica. Ora useremo dei pastelli, ecco, ad olio. Ho comprato questi pastelli, non vi dico la marca perché non voglio fare pubblicità a nessuno, li ho provati, giusto per vedere come sono, se c'è una grossa differenza tra pastelli, diciamo così, di buona marca e pastelli comprati così, alla buona. Questi pastelli che sono, adesso non mi ricordo nemmeno quanti sono, ma insomma sono un bel po', saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 67, 68, 59, 60,
Non sono molto grosse, come si vede, però sono, sembrano discrete. Ho fatto già qualche prova. Questo che avete visto qui è stato fatto, non è ancora finito, ma insomma è fatto con questi pastelli. Quindi insomma il risultato non è male, cioè, sono abbastanza morbidi, hanno un prezzo modesto, più che accessibile a chiunque, sia ai donarosi sia a chi non vuole spendere grosse cifre, grosse, insomma, relativamente grosse, per fare una cosa del genere. Bene, allora, come detto, non ci perdiamo in chiacchiere come al solito e facciamo un disegno molto molto veloce, semplice, e poi eventualmente ci dedichiamo anche a qualche chiacchiera particolare. Bene, allora, matite, una matita abbastanza, cos'è questa? Una 2B, una 2B. Il disegno sarà così veloce e semplice che uno dice, tutto qui? Eh sì, tutto qui. Allora, non sto a ripetere per la centesima volta le proporzioni, quindi facciamo così, a occhio, facciamo conto di avere di fronte il nostro paesaggio, quindi sarà un paesaggio marino, diciamo così, più o meno marino. Allora, ora avete visto, qui ci ho fatto dei segni abbastanza, ecco, visibili. Perché? Perché qui poi andrà tagliato una volta che faremo il taglio della carta, quindi questo rimarrà fuori, quindi è inutile andarci a disegnare o fare sopra qualcosa. Quindi le cose sono due: o ci tiriamo una linea, giusto per avere un riferimento X, in modo che non, ecco, facciamolo. Questo è il nostro campo di azione all'incirca, e non è che adesso stiamo a fare proprio una cosa molto precisa, ma in genere quando si fanno queste cose, la precisione così geometrica, un po' da architetto, da geometra, non è mai troppo bella. Ecco, questo è il nostro campo di lavoro. Poi una volta che taglieremo rimane tutti i margini esterni. Boh, allora facciamo un disegno molto molto semplice. Allora, tiriamo una linea, la facciamo leggermente discendente, così c'è già un suo verso, diciamo così. E allora, tiriamoci anche l'orizzonte. Qualcuno dice che l'orizzonte deve essere dritto e noi lo facciamo dritto. Quindi cerchiamo di farlo un po' più basso, non facciamolo mai proprio al centro, perché una simmetria, come dicevo, non è mai ben accetta dall'occhio,
Come vedete, più semplice così non si può. E adesso facciamo qualche cespuglio. Ora lo facciamo in maniera molto sintetica, tanto non ci serve una precisione particolare. Qui se vogliamo andare un po' più in alto, così spezziamo un po' questa linea di orizzonte. Qui facciamo delle dune, questa qui naturalmente è sabbia, questo è il mare, quindi vedete sono delle dune di sabbia. Ecco, è abbastanza facile, insomma, prevedibile quasi. Qui se vogliamo ci facciamo fare qualche sasso, qualche scoglio in mezzo al mare. Qualche cosa che... e qui ci rifacciamo due dune con un po' di vegetazione. Questa è vegetazione, per chi non avesse ancora capito. Beh, più semplice di così penso che non si possa fare niente. Qualche cespuglio se ce lo vogliamo fare e siamo a posto. Ok, il disegno è qui. Come vedete non è che abbiamo sprecato energie per fare qualche cosa di complesso. Quindi ora useremo, come detto, questi pastelli a cera, però abbiamo bisogno anche di un po' di acqua ragia. Dov'è? Eccola qui, acqua ragia, poca e sporca, sono rimasto un po' a secco e quindi useremo questo, non ha importanza. Possiamo utilizzare dei pennelli sintetici o come volete, insomma un pennellaccio qualsiasi. Abbiamo bisogno di un pennello, adesso ce n'ho tre perché ne avevo preparati anche per il lavoro precedente. Andiamo a preparare, intanto io farei come prima cosa il cielo. Naturalmente non è necessario fare prima il cielo o un'altra cosa, però con il cielo già cominciamo a dare, diciamo così, una caratteristica al nostro disegno. Allora, partiamo con un celeste chiaro e partiamo. Questa è una carta leggermente ruvida, non è molto ruvida. Ok, allora facciamo la linea d'orizzonte, la facciamo abbastanza chiara, poi piano piano andiamo un po' più su e la scuriremo un pochino. Ci conviene darci anche un certo senso. Ora qui scende, no? La collinetta, diciamo così, la duna di sabbia, quindi per non avere piattezza, per non lasciare, diciamo così, un po' uno scompenso, la parte di cielo la facciamo, passato un missile, facciamo che quasi convergano, divergano queste qui, facciamo che queste due linee qui convergano, quindi diamo una specie di senso anche al cielo. Sono piccole cose che possono fare a volte una leggera differenza tra un disegno normale e un disegno un pochino più articolato. Ora, i dipinti sono fatti spesso di queste piccole cose che casomai uno lì per lì non riesce a capire, a comprendere, però poi nell'armonia generale del dipinto escono fuori queste piccole cose e fanno appunto, come dicevo, la differenza. Ok, adesso prendiamo, mi è capitato questo pennello, ma uno vale l'altro, e niente, adesso stendiamo un po' questo colore e lo... Naturalmente questa è una tecnica che può essere anche elusa, nel senso possiamo direttamente fare col pastello e poi lo sfumiamo in altra maniera. Questo è uno dei tanti modi, non è il modo, per cui se vi piace la tecnica la utilizzate, se no andate con la tecnica classica. Andiamo su con un altro po' di colore, piano piano, a strati lo completiamo. Grazie.
andate sempre a strati leggeri, non andate pesantemente, in modo che se c'è da ritoccare c'è la possibilità di farlo. Se uno va già con troppo colore, diventa poi una macchia e difficilmente si riesce a riprendere in maniera ordinata. Quindi adesso andiamo a stendere il nostro pastello a olio. Ora lo posso anche lasciare leggermente asciugare, noi ci possiamo anche dedicare eventualmente ad altre cose. Stessa cosa possiamo fare per il mare. Ora possiamo intanto dare una. Aspetta, abbiamo un po' di carta per vedere la tonalità. Ok, non è carta, ma insomma va bene qua. Ok, gli diamo una leggera colorazione anche qui. Ok, ora lo lasciamo tranquillamente asciugare e noi ci dedichiamo a quest'altra parte. Così questa asciuga, se avessimo fretta, proprio perché al solito abbiamo sempre questa maledetta fretta, prendiamo il solito fono e gli diamo una scaldatina. Ma io penso che chi si mette a fare un quadro che la fretta la dovrebbe lasciare da un'altra parte, se no fare le cose di corsa perché c'è un impegno, una cosa, io non inizio nemmeno. Ok, adesso ci dedichiamo alla parte bassa. Quindi prendiamo subito un po' di giallo e andiamo a fare un po' di picchettatura di questa sabbia. Al solito non fate come se doveste dare il cemento sopra un mattone, ma piano piano vi lavorate questo terreno, anche se è sabbia, comunque è sempre terreno. Quindi andateci piano, anche se dopo ci passeremo nuovamente l'acquaragia, però il segno, comunque il verso rimane, quindi non è che dovete imbrattare velocemente, datevi un senso leggero. Guardate lì, la sabbia, vedete, sono com'è, è tutto pieno di dune, di movimenti, per cui cercate, quando lo fate, di simulare, di ricordare un po' com'è il movimento della sabbia e provate a riprodurlo più o meno. Comunque questa è soltanto la prima stesura, poi dopo andiamo piano piano a riprendere. Ora, pennello, ma è capitato un pennello diverso stavolta. Un po'. Questa carta che sto usando adesso l'ho usata spesso per disegni con matite e cose varie. Col pastello a olio onestamente non l'ho mai usato. Questa è una carta molto leggera che per il disegno a matita mi piace. Riesce a
tenere bene la grafite, non si deforma facilmente, si riesce a cancellare senza che si strappi da tutte le parti. E quindi insomma, ho detto, voglio provare anche con con i pastelli a cera. A cera, sì, a cera a olio forse. Ora qualcuno si chiederà perché lo fai così, usi l'acquarello, stemperi il colore e non lo lasci. Beh, perché così mi dà un fondo, diciamo così, uniforme, fa una certa base, e quindi tornandoci sopra si riesce ad avere una tonalità più pastosa, più, come posso dire, più delicata. Ecco. Allora, intanto, visto che c'è da asciugare anche qui, ci dedichiamo alla vegetazione. Allora, una cosa importante quando si fanno qualsiasi tipo di rappresentazione grafica, ricordare, decidere, vedere, osservare, sia di fantasia come adesso o quasi, decidiamo da che parte arriverà la luce. In questo caso diciamo che viene una luce abbastanza alta, diciamo ore 11, da questa zona qui, quindi non saranno ombre lunghe, ombre molto nette, ma abbastanza semplici, diciamo così, abbastanza lineari. Ora andiamo un po' a riprendere il disegno, ricordiamo un po' come erano le prime. Dicevo, le prime tracce di matita. Ecco, qui è la parte in ombra, per cui gli diamo un po' di colorazione un po' più scura. Ecco. E qui andiamo poi a lavorare sempre di pastello. Ricordatevi che è un foglio di carta sopra, quindi è vuoto sotto, quindi non andate a premere, se no rischiate di deformare, se no addirittura sfondare il vostro capolavoro. Quindi mano leggera. Interessante la tecnica del pastello, un grande amante di questa tecnica, uno fra tutti, Degas, no? Degas. Lui veramente è stato un maestro di questa tecnica, è riuscito a fare dei lavori veramente eccezionali. Aveva parentela, diciamo così, familiare italiana, napoletano. Personaggio molto particolare, Degas, Degas. Allora, mettiamo via un po' di colori. Allora, io un po' di blu scuro, se lo provo, eccolo qua. La parte più in ombra gli diamo un po' una colorazione bluastra che è mischiata al verde di prima, accentua un po' questa parte in ombra. Non c'è bisogno di fare grandi macchie, eh? Però ecco, un po' di ombreggiatura, un po' di parte un po' più marcata, male non ci sta. Poi eventualmente se c'è bisogno rincariamo un po' la dose. Come vedete si sta asciugando e può già essere utilizzato, è la parte, diciamo così, che è stata, che è stata, come posso dire, verniciata. Ecco.
andiamo un po' a divertirci a fare un po' di fogliame. Casomai qui che deve essere ancora rifinito il mare, non andiamo proprio sulla parte che andrà poi ripresa appunto col mare. Stiamo un po' sotto, così riusciamo poi ad avere più facilità nello svolgimento del lavoro. Qui riprendiamo un po' adesso la spiaggia, qui vediamo un po' di più scuro, in modo che, ecco, ci sia i colori naturalmente non sono quelli reali, sono colori diciamo quasi arbitrari, per cui uno fa una elaborazione mentale di quello che sta vedendo, non è che deve fare per forza, diciamo così, tra virgolette, il ritratto alla realtà. La realtà non ha bisogno di chi la dipinge al vero. È già abbastanza stupefacente di suo, quindi. Prendiamo un po' il mare. Prendiamo il nostro pennello. E andiamo di nuovo a stendere il pastello. Scuro, lasciamo leggermente asciugare. Ora possiamo anche riprendere.
Ok, non so adesso dove ero rimasto perché mi si è spenta la videocamera, per cui boh, non so a che punto ero. Spero di non aver perso tanto perché ce l'ho qui per aria, qui di sopra. Quindi non la guardo. E me ne sono accorto ora perché ho finito la punta e quindi ho alzato la testa, sennò sarei andato fino in fondo. Perché no, a momenti di registrazione abbastanza brevi, nel senso che ogni tanto bisogna che si ricarica, come dire. E quindi ci devo stare attento. Siccome l'ho cambiata, non è più quella solita, e ci devo ancora prendere la mano, quindi non che sia meglio, però è diversa. Spero sia leggermente meglio. Quell'altra videocamera, insomma, era proprio minimi termini, era veramente poco più di un giocato. Questa spero che sia leggermente meglio, insomma, almeno ci provo. Più che altro il microfono, perché quell'altra mi sembra che c'è un microfono abbastanza modesto, per cui non sempre si riusciva a capire quello che dicevo, oppure non che sia molto interessante, ma insomma, almeno per capire le stupidaggini che sto dicendo. Rifiniamo un po' le punte, riprendiamo un po' il mare. Ah, avevo detto ci volevo fare un paio di scoglietti, una cosina in mezzo al mare, quindi non so se... Vediamo un po', una cosina leggera.
L'unica cosa che farei adesso, sta ancora riprendendo, sì, allora, marcherei un po' di più l'orizzonte. Allora, vediamo un po', facciamo così, perché in genere l'orizzonte, la parte finale, si confonde un po' con il cielo e quindi c'è una parte che è molto simile a quella del cielo, c'è una specie di stacco, anche qui però c'è sempre molte scuole di pensiero in cui dice che l'ultima parte, quella che si attacca proprio al cielo, dovrebbe essere bianca o perlomeno simile al bianco, che invece dice no, assolutamente deve essere scura. E quindi alla fine ognuno la fa come lo vede, che qualche tocco a volte di luce non ci sta nemmeno male. Pulite la punta, che ogni tanto, vedete, lascia sono delle tracce che non, casomai non sono desiderate. È abbastanza semplice, spero che sia di vostro gradimento, una cosa fatta veramente velocemente. Ora che ha asciugato il diluente, praticamente è diventato trasparente un'altra volta, il foglio non è più macchiato come poteva sembrare prima, e anche i colori sono più vivi. Non solo, ma adesso che è asciugato il diluente, anche il colore a cera rimane più attaccato, si stende meglio. Io direi che insomma ci siamo, non è che c'è da farci molto di più. È un semplice schizzo fatto in maniera abbastanza rapida, anche se non proprio velocissimo, però ecco, è divertente anche mettersi lì e passarci un po' di tempo. E il bello diciamo, del dipingere, del disegnare, è proprio questo, dedicarsi in maniera quasi totale a una cosa e lasciare fuori tutti i problemi. Bene, prima di lasciarvi voglio darvi una piccola informazione, spero che sia gradita, e sto cercando di mettere insieme un po' di cose, visto che mi stanno dando una mano, soprattutto mio figlio, e voglio appunto organizzarmi per mettermi in diretta, per fare qualche diretta con voi, eventualmente parliamo di arte, se avete qualche problema che vi urge, avete voglia di parlarne con me.
volentieri. Non so quando riuscirò a fare questa cosa, ci sto lavorando, sto sperando, sto cercando di fare qualche cosa abbastanza velocemente, anche perché il tempo, me lo rubo un po', per cui spero che abbiate gradito questa piccola informazione. Anzi, vi dirò di più, se avete qualche preferenza, scrivetemi, ditemi, guarda, preferiremmo parlarne il pomeriggio, la sera, la notte. Vediamo un po' di organizzare qualche cosa, trovare dei tempi che possano essere, diciamo così, proficui per tutti noi. Io mi diverto a fare queste cose, per il momento almeno, tempo permettendo. Quindi, se avete qualche richiesta, qualche suggerimento, molto ben accetti da tutti voi. E cos'altro dirvi? Un saluto e alla prossima. Ciao!